Tra gli interventi del recente convegno, organizzato dalla Siram a Bari in collaborazione con l'Università di Bari e di Foggia, spicca la relazione sul social reading di Mario Pireddu dell'Università di Roma III. Social reading riguarda questi siti che consentono alle persone di parlare dei libri. Dal nostro punto di vista stiamo parlando di dispositivi e piattaforme e ambienti in cui le persone condividono. Quindi la stessa condivisione dell'esperienza di lettura. Che cosa vuol dire? Che sappiamo quello che facciamo, le notazioni, le note, le risposte degli altri. Tutta l'esperienza di lettura viene archiviata nella cloud e in qualche modo aumentiamo i testi. Adesso vediamo che cosa vuol dire aumentare i testi. Vuol dire che le direzioni classiche, no? La direzione classica, per esempio, la relazione tra lettore e autore era quella classica, dall'alto al basso. L'autore scrive e tanti lettori leggono. Difficilmente si entrava, per esempio, in relazione con l'autore. O con altri lettori, appunto, si creavano i club di lettura, eccetera, eccetera. Adesso vediamo che queste direzioni diventano molteplici. Parlando di didattica, vuol dire che questo ci consente di cambiare qualcosa. Muta l'insegnamento e l'apprendimento. Perché? Perché in una rete si apprende insieme agli altri. Perché le relazioni dinamiche sono fluide, in qualche modo, e che cosa vuol dire aumentare un testo? Noi, per esempio, dentro questa piattaforma abbiamo provato, in alcuni corsi dell'Università di Roma III, a utilizzare le funzionalità di social reading, questa è la piattaforma, in questo modo. Quello è il testo non viene modificato. Stiamo parlando di un testo che rimane fisso e viene aumentato in qualche modo dalle discussioni e dall'aggiunta di link, immagini, video da parte dei dei soprattutto però dalla discussione che si crea. Poi la piattaforma non entra nei dettagli tecnici, ma insomma vedete, consente di condividere, di inserire le sottolineature, le annotazioni, vive anche su iPad, chiudo, mostrando un prototipo che stiamo sviluppando. Queste sono una serie di statistiche, no? Forse la cosa più importante da dire qui è che molte dei commenti in questo testo sono risposte a copie capire di dati. Quindi non semplicemente lo studente che va lì a scrivere che bella questa parte, mi è piaciuta, come spesso può capitare. EduWeb TV ha poi chiesto a Mario Pireddu quali siano i vantaggi didattici del social reading. La lettura sociale è la condivisione dell'esperienza di lettura. Abbiamo sempre pensato alla lettura come attività solipsistica, in qualche modo un'attività individuale, perché la lettura è silenziosa e ci consente di immergerci nel testo, e questo non cambia in qualche modo. E quello che le tecnologie digitali consentono di fare è però provare a, per esempio, aumentare un testo leggendolo insieme agli altri. Si è sempre fatto in forma offline, diciamo, no? Con i circoli di lettura, con i gruppi di discussione. In questo caso parliamo invece di piattaforme che consentono di intervenire sui testi. Non parlo qui di wiki, che appunto riguardano la scrittura collaborativa di testi prodotti insieme ad altri, ma per esempio social reading inteso come possibilità di aumentare dei testi, un testo fisso, un grande classico, o il testo di un docente o anche il testo di uno studente, che viene integrato, puntellato, potremmo dire, da commenti, annotazioni, link, inserimento di materiali multimediali e che provvedono a espandere questo testo. E questo dal punto di vista della didattica a me sembra fondamentale. Perché innovare non vuol dire buttare via tutto quello che riguarda la vecchia tradizione, per esempio la lettura, la scrittura, tutt'altro. Innovare vuol dire trasformare alcune pratiche di lettura laddove ci sono opportunità interessanti per pratiche didattiche innovative. E questo io credo che sarà nei prossimi anni sempre più importante, perché anche le aziende, le grandi aziende, i big player del mercato stanno lentamente introducendo già da anni dispositivi di social reading. Mi riferisco ad Amazon, mi riferisco a Google, eccetera, eccetera. Quindi io penso che dal punto di vista della didattica ne vedremo delle belle a presto. È notizia di ieri che Google ha aperto la sezione Education del Play Store, cioè lo store in cui vende tutte le applicazioni per il sistema operativo Android, per rispondere ad Apple. Io credo che qui ci sarà anche una battaglia, e quello che possiamo fare noi come ricercatori, come università, è cercare in qualche modo di contrastare i monopoli, cioè di creare soluzioni anche aperte che possano essere utilizzate dalle scuole, dalle università per pratiche didattiche innovative. Okay.